Benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il nostro viaggio ci porta alla scoperta di cittadine e frazioni nella provincia di Treviso e Belluno. Oggi visiteremo Segusino, Stramare e Quero. Segusino è citato per la prima volta nel 983 e il castello di Mirabella, oggi scomparso, è la prova che queste zone erano considerate strategiche dal punto di vista militare o soltanto anche come zona di confine. Anche se popolate poco dopo l'anno 1000, abbiamo la certezza che queste zone erano popolate molto molto prima. Infatti, qui vicino nel 2001, sul monte Zogo, è stata ritrovata una zona archeologica molto importante, risalente all'età del rame. Vicino a Segusino c'è un paese che merita la nostra attenzione, un piccolo paesino che sta quasi ai piedi del Monte Zogo. Questo paesino è Stramare, dove ci troviamo adesso. È un paesino davvero particolare, dalla storia plurisecolare. Era abitato fino a non molto tempo fa da circa 150 persone, ora è quasi disabitato. Però questo paesino immerso nel verde, circondato dai torrenti e che sembra quasi un labirinto, ha un fascino che lascia senza fiato. È interessante la storia che c'è dietro al nome di questo borgo, che è anche il cognome della gente che abita in questo posto. Tanto che fu nel tempo necessario associare al cognome Stramare anche un soprannome. Questi soprannomi sono divenuti storia di questi luoghi. Stramare, un borgo, un cognome. Siamo distanti solo qualche chilometro da Segusino. Siamo arrivati a Quero. Qui la valle del Piave si stringe leggermente e quindi conferisce a questo luogo una posizione strategica davvero importante. Questa zona venne popolata già da moltissimo tempo fa e secondo l'urbanistica e secondo i reperti è possibile datare i primi insediamenti già in epoca romana. La chiesa di Santa Maria Annunziata qui a Quero risale probabilmente a prima dell'anno 1000. Nel 1800 venne comunque rivista, venne comunque rinnovata secondo criteri neoclassici. È interessante perché il progetto ricevette l'avallo di un famoso architetto, l'architetto Selva, lo stesso che ha progettato il teatro La Fenice a Venezia. Dopo la disfatta di Caporetto, la chiesa subì pesanti danneggiamenti e venne ricostruita. Nella ricostruzione la chiesa ospitò alcune opere molto importanti, ad esempio alcune di Palma il Giovane, ora però trafugate e mai più ritrovate. Nel 1927 l'Accademia delle Belle Arti dona a questa chiesa, un po' come risarcimento danni, due tele. Una di queste di Domenico Tintoretto, il figlio del famoso Jacopo. Guardando l'esterno della chiesa possiamo trovare una lapide funeraria ed è una prova certa della presenza romana antica in queste zone.
nel 1376, durante la dominazione veneziana, venne costruito il Castelnuovo, proprio a difesa del canale del Piave. Nel frattempo perse la sua vocazione militare e venne adoperato come dogana e per il controllo del traffico fluviale. Questi posti, anche se non molto conosciuti, ci hanno fatto scoprire alcuni fatti, alcune storie davvero interessanti e siamo felici che il Veneto ci possa regalare tutto questo. Il nostro tempo per oggi è finito. Grazie per averci seguito. A presto.